back in ETV. Siamo di nuovo a Balconi TV Milano, questa volta qua con noi c'è Killa Cat. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie mille, grazie a te, grazie a voi. C'è anche la nostra vecchia conoscenza, Ghisa. Benvenuto anche a te, come stai? Grazie mille, benissimo. Allora, siete in duo, diciamo così, cosa ci fai ascoltare oggi? Allora, facciamo ascoltare il secondo singolo estratto dal nuovo album uscito a maggio. L'album si intitola Quando toccherò terra e il pezzo Come Chinatown. Dopo parliamo dell'uscita del tuo album, intanto sentiamo il pezzo. Fuori dallo studio fra lanterne e draghi, l'incrocio della strada odora di uramaki. Quelli con il cash in direzione laghi spariscono tutti tipo maghi. E ci vediamo là fuori, anzi qua fuori. Sono in giro che ti aspetto e scrivo canzoni. Il sole è così forte che sto a carponi. Quando ti vedo esulto come fanno i campioni. Fuori le tipe in desabie, Chanel e sudore sui décolleté. Io non mi sposto se sei con me, tu sei con me. E io mi invento il mare, ho frasi a tema con sabbia e sale. Io e te persi per le strade, fra parchi a tema, boschi in verticale. E brilli come isola, mi guardi come Chinatown, sotto cascate di pubblicità. Life is now, toglimi tutto, ma non te. Ma non te. Ma non te. Ma non te. Schiena contro il muro come chi non balla. Gli artisti di strada con il circo in spalla. Io giro attorno a te come la circonvalla. Milano a gambe aperte come Dalla. Come Darla. Modelle a Moscova, la metro in tilt. Sequestrano enjoy per la Fashion Week. Ma non mi importa perché sei con me qui. Se sei con me qui. E io mi invento il mare, ho frasi a tema, con sabbia e sale, sabbia e sale. Noi due persi per le strade, fra parchi a tema e boschi in verticale. E brilli come isola, mi guardi come Chinatown, sotto cascate di pubblicità. I'm loving it, toglimi tutto, ma non te, ma non te. Non so consolarti, ma voglio soltanto bagnarmi di te che non sei futuro. Non puoi più cambiarmi. Non so consolarti, ma voglio soltanto bruciarmi. Bruciarmi. Killa Cat per Balconi TV Milano. Allora, il primo album ufficiale, uscito a maggio. Io mi sono un po' stupita quando ho realizzato che è il tuo primo album ufficiale, perché insomma è da anni che tu produci musica, nel senso scrivi canzoni e collabori con tantissimi artisti della scena
rapper reggae italiana. Come è stato arrivare finalmente a un tuo album tutto tuo? Beh, è stato un bel viaggio, rincorrevo questo momento da parecchio tempo. Io sono nato un po' facendo reggae, più strettamente reggae con mio fratello. Poi a un certo punto ho deciso anche di prendere un po' la mia strada, quello che facevo mi stava un po' stretto, quindi ho detto vabbè, mettiamoci in gioco e cerchiamo di costruire altro. E quindi ho realizzato un EP, un po' di singoli prima, poi l'EP parto da qui e ora finalmente mi ritrovo al primo album d'esordio. So che in questa veste che hai portato anche oggi sul balcone, fatta un po' di soul, un incontro tra soul e elettronica, c'è un po' anche lo zampino di Ghisa, no? Che ti ha accompagnato in questo viaggio e continua ad accompagnarti. Come è andato l'incontro tra di voi? Come è nato questo sodalizio? Ma lo dici tu o lo dici? Chi lo dice? Vuoi dire tu? Vai. Allora, ci siamo beccati in studio perché lui era in studio, io sono arrivato in studio, ho trovato le cose sue. Tra l'altro lui stava già lavorando con un producer che si chiama Ulisse Minati e mi sono avvicendato e ho cercato di dare in qualche modo il mio contributo, che significa che praticamente ho stravolto tutto, abbiamo rifatto tutto da capo. E però ci siamo trovati benissimo durante, diciamo, tutto l'arrangiamento e la produzione. Cioè, almeno io sì. La cosa è ricambiata, guarda, stai tranquillo. No, ci siamo assolutamente divertiti e sono contento che siamo riusciti davvero a costruire qualcosa di nuovo. Cioè, a parte le canzoni, di essere riusciti comunque a dare un qualcosa di nuovo, un sound diverso, un sound nuovo. E questo grazie soprattutto al maestro Ghisa che ci ha messo lo zampino. Tu ti trovi a tuo agio in questa veste? Pensi che sia la tua veste definitiva? Ma definitiva è un parolone, in questo momento sicuramente rispecchia, rappresenta quello che sono, quello che mi sento di dire, che mi sento di trasmettere in questo momento storico, diciamo. Poi io ho questo vizio di volere cambiare un po' sempre, quindi sicuramente il prossimo disco sarà già qualcosa di diverso, di questo ne sono certo, chi lo sa. Vedremo. Intanto in questo album soprattutto si sente molto nel brano che avete suonato oggi, la presenza di Milano come città è molto forte, no? Com'è il tuo rapporto con Milano? Perché non sei milanese. No, non sono milanese, però da adozione sì, da 6 anni che sto qui. Io ho vissuto un bel po' di anni a Perugia, ho fatto l'università lì, però avevo bisogno di mettermi in gioco e di costruire qualcosa in un altro posto. Effettivamente Milano mi ha accolto, ora per me è la mia seconda casa, cioè la sento molto mia. Infatti lo dico anche sempre nelle interviste che Milano mi ha permesso di crescere e soprattutto di trasformarmi proprio in quello che volevo diventare. Quindi è un po' anche una traccia, diciamo, che ricorre in tutto l'album, giusto? Sì, assolutamente sì. Bene, ragazzi, vi ringrazio. Ringrazio Ghisa che per la seconda volta è stato sul nostro balcone. Ringrazio Killacat e vi do appuntamento alla prossima su Balconi TV Milano. Back in ETV.